Ci siamo, la stagione del Milan entra sempre di più nel vivo tra tutte e tre le competizioni in cui sarà impegnata, campionato, Champions League e Coppa Italia, appunto, che prende il via mercoledì a San Siro. L'avversario di turno negli ottavi di finale della competizione è il Novara, che nel quarto turno ha superato col risultato di 3-2 il Catania, ma il Novara sarà anche l'avversario in campionato domenica pomeriggio. Il Novara non naviga certo in buone acque se si considera che Tesser con la sua squadra nei due scontri con Fiorentina e Cesena ha raccolto 0 punti e incassato ben 6 gol. Due prestazioni sconfortanti che fanno traballare le poche certezze che ci sono e anche la panchina di Tesser, tanto che la partita con il Milan diventa un esame importante sia per la squadra che per lo stesso allenatore. Per capire un po' meglio il clima che ci si trova ad affrontare, la D del club Massimo De Salvo ha spiegato che tutti si devono sentire in discussione. I precedenti tra il Milan e il Novara in Coppa Italia sono 5, con un bilancio di 4 vittorie rossonere, nessun pareggio ed una sconfitta. In casa rossonera 2 vittorie in 2 precedenti.